La creatura dal manto arcobaleno è in trappola, ragazze! Non abbiamo tempo da perdere! Avanti, attacchiamo quei vermi enormi! Perché non proviamo a unire i nostri poteri, Stella? Sì, sono pronta! Abbiamo agito al momento giusto. O forse no, purtroppo. Quel verme dimostra di essere molto potente. E lo trovo anche abbastanza disgustoso. Siamo qui per aiutarti. È tutto inutile. I vermi che vedete sono i guardiani della magia selvaggia, esattamente come me, che sono il guardiano della magia fatata. Quindi le due magie non sono affatto opposte. Ecco perché il collare di Oppositus non funziona. Se siete tutti guardiani, perché tu sei rinchiusa in gabbia e invece i vermi sono liberi? Poco fa un mutaforma mi ha attaccata e mi ha messo questo collare. È colpa di Kalshara! Sembra che stiano parlando di te. Io mantenevo l'equilibrio di questo luogo magico, ma adesso che sono stata attaccata, molto presto la magia selvaggia prenderà il sopravvento su quella fatata. Forse possiamo ristabilire l'equilibrio. E come? Entrando direttamente nell'arcobaleno. I vermi stanno tornando. Non riusciremo a sconfiggerli. Non perdiamo tempo e usiamo i nostri poteri Tainix. Niente di carino né di adorabile. Sono d'accordo, Musa. Sono talmente irritanti. Questi animali sono confusi perché la magia selvaggia sta creando caos nell'arcobaleno. Ascoltate. È vero. Adesso riesco a sentire. Ehi, ciao. Devi scusarci, ma purtroppo non riusciamo a capire i tuoi versi. Oh. Ciao, mi chiamo Rib Owl e sono la regina dei furri. E noi siamo le Winx, siamo venute per salvare l'arcobaleno.